la Vezzana approda a Campobasso in cerca di punti. Entrambe le squadre vogliono uscire dalla zona play-out. Gli abruzzesi occupano la stessa posizione dei rossoblù e con 3 punti di penalizzazione. Passiamo alla cronaca. Il primo tempo vede una partita equilibrata, con i marsicani che riescono a controllare le avanzate rossoblù. I lupi pericolosi dal 18° con Marchetti che colpisce bene di testa su corner di Danucci. Blocca Fanti. Al 35° di nuovo il campo basso con Alessandro lanciato dalla difesa. Prova la conclusione ma Fanti ribatte in uscita. L'Avezzano mette paura a Esposito con Deramo, ma il risultato non si sblocca. Si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa i rossoblù alzano i ritmi, arrivando fino al 68°. Qui si sblocca la gara. La partita cambia. Il nuovo entrato Cogliati si procura un calcio d'angolo e proprio dal corner di Danucci Musetti incorna e trova l'1-0. L'Avezzano tende alla reazione, ma è ancora il Campobasso a trovare le occasioni più pericolose nei minuti di recupero, prima Musetti e poi Cogliati. Finisce la partita. I lupi portano a casa i 3 punti, che regalano l'uscita dalla zona play-out, mentre i biancoverdi torneranno a lavorare in vista del derby di domenica contro la Vastese. Innanzitutto abbiamo incontrato una squadra che si è rinforzata bene, secondo me, perché ha giocatori di esperienza, di categoria. Noi a livello di rosa siamo in difficoltà, perché sapete tutti che molti giocatori sono andati via. Abbiamo vinto domenica con la Savignanese, abbiamo fatto una partita di cuore e oggi la partita è stata giocata allo stesso modo. Potevamo andare in vantaggio con Deramo, primo tempo messi bene tatticamente. Abbiamo un po' chiuso tutte le fonti di gioco del campo basso. Poi il secondo tempo, sì, forse c'è stato un po' un calo, ma questi ragazzi stanno dando il massimo. Io non gli posso rimproverare nulla, anzi, hanno fatto la partita. Sì, tanto faccio i complimenti all'Avezzano perché ha fatto un primo tempo di grande intensità e ci ha messo in difficoltà, proprio alzando il ritmo. Era abbastanza prevedibile che non potevano tenere quel ritmo per tutta la partita, infatti nel secondo tempo siamo venuti fuori e penso che abbiamo meritato la vittoria.